Buongiorno a tutti, spero mi sentiate anche me. E benvenuti a questo corso, come diceva Gabriella, che ringrazio per la presentazione. Questo corso di quattro webinar relativi a Python e a Data Science. Ci tengo subito a, cioè, diciamo, specificare alcune cose. Data Science è un termine veramente generalissimo e che racchiude al suo interno tantissimi, tantissimi concetti, tantissimi approcci, tecniche, interessi diversi. Quindi è un po', capite, potete sicuramente capire che è un po' difficile fare un corso che sia molto specifico e utile a chiunque. Quindi ho cercato di tenerlo un po' più generale, cercando di mostrare in questo corso le varie librerie principali, le varie tecniche principali che Python mette a disposizione. E insomma, per creare un po' un punto iniziale da cui poi ciascuno può specializzarsi un po' e giocare un po' con le cose che più gli interessano. Quindi, se siete dei ricercatori, sicuramente vi risulterà utile poi magari riscrivere le cose che scrivevate di solito in MATLAB o in R e cercare di scriverle in Python. Se siete invece più dei, diciamo, degli ingegneri del software o dei, come si chiamano, dei data enthusiast, quindi degli entusiasti dei dati, quello che potete fare è applicare, diciamo, cercare di manipolare CSV, di manipolare immagini, di creare qualche piccolo classificatore o qualche piccola pipeline di analisi in Python invece che in altri linguaggi. Vi condivido lo schermo, così possiamo cominciare anche con le slide che ho preparato. Ok, in realtà questa non è la prima slide, questa è la prima slide. Perfetto. Quindi qua sotto, nella sua prima slide, poi vi verranno messe a disposizione attraverso la piattaforma GAR, sì, la piattaforma GAR, attraverso il portale dove c'è il corso. Potete raggiungermi comunque anche se volete attraverso Twitter o attraverso LinkedIn con questi due handle che avete qua. Vorrei cominciare chiedendovi, quindi cercheremo di utilizzare Mentimeter come al solito, cos'è per voi la data science? Per cercare un po' di capire che idea avete voi in mente, qual è il vostro principale interesse. Quindi, come si... il codice, ve lo scrivo sempre qua, quindi dovete accedere al link www.menti.com e dovete utilizzare il codice 175997. Questo è chiaramente aperto a tutti quelli che sono collegati in streaming anche da Facebook, non bisogna per forza essere attraverso Connect. Ok, vedo che c'è qualcuno che si riesce a connettere. E quindi la domanda che vado a fare, e che spero di aver messo abbastanza tempo per poter rispondere, è in... cioè semplicemente c'è solamente una domanda e è fatta in modo che possiate veramente scrivere la prima cosa che vi venga in mente. Quindi cosa vi viene in mente se scrivete data science, cioè se vi dico data science? Quindi la prima cosa che viene in mente, quindi non risposte lunghe, non cose estremamente complesse, ma semplicemente una o due parole, diciamo. Ve la preannuncio già perché essendoci il tempo, così avete il tempo di rispondere o di prepararvi. Ok. Ci sono già una settantina di partecipanti. Ok. Ok, forse è estremamente... Ok, avete 20 secondi per rispondere. 15 in realtà.
Ok. Perfetto. Ok, queste sono le risposte, non sono quelle di tutti i partecipanti, ma anche perché così non abbiamo troppo tempo da. Non dobbiamo spendere troppo tempo a leggere tutte le risposte. Quindi, molti hanno risposto che è analisi dati o analisi dei dati. È vero. Data science sicuramente è analizzare dati. Dati è sicuramente una parola un po' generica. Probabilmente ci viene tutti in mente una tabella quando pensiamo a dati, però dati sono anche non strutturati, quindi non sono per forza tabelle, ma sono anche immagini. Possono essere anche testo. Un articolo di giornale, un tweet o insomma, un articolo di Wikipedia, tutto quello che volete possono essere, sono dati. Sono dati anche i video, sono dati anche streaming audio, sono dati diciamo delle strutture dati un po' strane relative alla biologia, magari che non tutti abbiamo bene in mente, però delle matrici di adiacenza o altre strutture un po' particolari. Sono tutti dati. Abbiamo analisi statistica come risposta. Sicuramente una parte della data science è l'analisi statistica. Quindi, non so, dalle cose più basi, capire medie, varianze, a cose più complesse, quindi capire distribuzioni, differenze tra distribuzioni, o fare modelli su base statistica dei dati che abbiamo. Non è solo quello, però. Data science tratta anche diciamo, il processamento dei dati, la gestione dei dati. Diciamo che data science si divide anche in data architect, data engineering, quindi come salvare i dati, qual è il flusso diciamo di un sistema ad alto livello per l'analisi di tutti i dati. Quindi abbiamo una pipeline divisa in vari punti, in varie, diciamo, in varie analisi differenti, varie step di processing. Quindi anche questo è data science. C'è qualcuno che non lo sa, e questo è ottimo, perché insomma, in questo momento può venire in mente qualcosa. Analisi di informazioni. Molto simile ad analisi di dati, informazioni però, questo mi rimane dentro ormai dalle superiori, l'informazione è un dato con, diciamo, un qualcosa in più, quindi non è un numero e basta, come magari uno può pensare, ma ha proprio analizzare dei valori con dei significati di structure of the info, quindi capire la struttura delle informazioni, sicuramente capire cosa c'è e cosa non c'è. Acquisizioni e analisi dati, esatto, quindi non è semplicemente l'analisi, ma anche come acquisirle, come pulirle e poi come trattarle. Tutto lo scibile umano, ok? Sì, diciamo che possiamo creare dati ormai da qualsiasi cosa, possiamo avere le smart city, smart qualsiasi cosa in casa, un sacco di cose, possiamo avere gli smartphone, possiamo avere dati su qualsiasi cosa ormai. E quindi sì, ormai siamo tutto intorno a noi ci sono dati, possiamo analizzarli. Scienze dell'informazione, ok. Quello è un po' più magari legato un po' più anche a informatica, però sicuramente ha a che fare. Incrociare dati, è vero, abbiamo più sorgenti, cerchiamo di incrociarle. Conoscenza dei dati e analisi, ok. Imparare a sapere cosa c'è in un dataset o in più dataset e analizzarli. Scienza dell'analisi dei dati. Curve fitting, quindi questo trovare un modello, no? Un modello che spieghi perché i dati sono distribuiti in un certo modo. O magari per fare predizione di quello che succederà in futuro. Insieme di procedure per analizzare i dati, sì, una definizione molto informatica, ma sicuramente corretta. Intelligenza artificiale è sicuramente qualcosa che ha a che fare con data science, ma non solo, quindi diciamo è più la parte modellistica. Estrarre informazioni dai dati, esatto, cercare di cogliere qualcosa che non si coglie a primo sguardo, no? Quindi per esempio utilizzare i dati per creare un modello che spieghi perché sono distribuiti così o fare predizione del futuro. Manipolazione di grandi dati, sì, i cosiddetti big data, che è sicuramente diciamo, una delle parole che più sentiamo in questi anni, in questi ultimi anni, dappertutto. Quindi queste quantità di petabyte di informazioni, di zettabyte di informazioni che vengono caricate ogni secondo, no? Avete probabilmente tutti in mente un'immagine in cui si dicono quanti secondi di video vengono caricati su YouTube, quanti tweet vengono pubblicati, quante immagini su Instagram, quanti post di Facebook. Quindi una quantità di informazioni enorme che viene generata, e non soltanto relativa a internet. Scienza dei dati, estrarre un valore contenuto dai dati, cercare correlazioni e pattern, prendere decisioni dall'analisi, quindi una parte della data science, non si tratta solo di arrivare a avere un modello, ma avere queste analisi, questi modelli per poi prendere una decisione, che è sicuramente fondamentale per
perché non sia fatto semplicemente per averlo fatto, no? Ma bisogna riuscire a trarne un vantaggio poi, un valore aggiunto. Mal di testa, sicuramente è abbastanza una buona risposta. Spesso chi si trova a fare data analysis si trova con mal di testa per cercare di capire cosa sta succedendo, cosa non sta succedendo, o con il codice che ha scritto, o con l'idea che aveva, o con qualche effetto strano che non si capisce dove è stato introdotto. Estrarre conoscenze dei dati, l'insieme delle tecniche per analisi dati, analisi dei flussi, machine learning. Esatto, apprendimento automatico, quindi costruire un modello direttamente dai dati, senza particolari nozioni di matematica o statistica, su cui ci si fa riferimento. Gestione dei dati, esatto, data science non è soltanto processarli, ma anche come gestirli, come renderli utilizzabili in maniera efficiente o renderli semplicemente accessibili in maniera efficiente. Using data to study, quindi studiare sui dati, fitting, l'abbiamo già visto prima. Trattamento dei dati automatico. In un certo senso sì, quindi abbiamo costruito delle pipeline in modo che possano essere, diciamo, trattati questi dati automaticamente, quindi abbiamo un flusso di entrata, un processamento e un risultato che è, diciamo, online costantemente. Questo è sicuramente molto interessante perché. Questo è sicuramente interessante. Abbiamo che quindi data science diventa un po' diventa un punto d'incontro di varie discipline. Chi arriva più da statistica, da matematica, chi arriva più da ingegneria del software, che si incontrano e chi arriva magari da altre scienze ancora, che si trova a dover analizzare i dati proprio per bisogno, no? Magari un biologo che fa più biologia, a un certo punto in un esperimento ad altro, diciamo, throughput di dati, ad altro quantità di dati che vengono generate, si trova a doverlo analizzare e ha bisogno di un data scientist, magari. E quindi questo chiaramente ci pone davanti a diverse problematiche, campi eterogenei introducono interessi eterogenei e problematiche eterogenee, e che però difficile farlo, diciamo, difficile così, i dati biologici, chi di dati di immagini, chi di immagini legate alla fisica, chi di immagini legate all'agricoltura o di dati legati all'agricoltura, magari come faccio io, chi si occupa più invece proprio di gestione, quindi un data engineer, un data architect, come creare delle pipeline di processamento, diciamo, molto 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 avanzate. Questo è sicuramente interessante, anche una citazione, a mezza battuta ma con tanta verità, che un data scientist, alla fin dei conti, non è nient'altro che un ingegnere del software che sa più statistica degli altri ingegneri del software e uno statistico che sa più ingegnere del software degli altri statistici, okay? Un matematico che sa più ingegnere del software degli altri statistici. Quindi c'è questa proprio connessione, questo punto di incontro tra bisogna sapere un po' programmare abbastanza bene, per sapere bene cosa si sta facendo senza fare dei danni. E però sapere anche un po' concetti di perlomeno base di statistica o di modellistica che ci vogliono. Questo perché? Perché spesso se sbagliamo a scrivere un programma di qualche tipo, non ce ne rendiamo conto subito. O meglio, ce ne rendiamo conto subito perché il compilatore ci dà degli errori. Poi possono esserci dei comportamenti un po' strani, però uno se ne accorge facilmente. Nella data science non succede sempre così, nel senso che io posso fare un modello che non mi dà errori dal punto di vista del codice, sembra funzionare. E poi in realtà fa tutt'altro. C'è una famosa storia, anche se sembra un po', cioè, non si capisce bene se sia inventata oppure no, però rende molto bene l'idea. All'inizio agli albori dell'intelligenza artificiale, l'esercito americano aveva fatto un classificatore di immagini per riconoscere automaticamente se un carro armato era loro o quello dei nemici. E avevano un dataset molto interessante, avevano immagini dei loro carri armati. Chiaramente immagini da catalogo, quindi in altissima definizione. E le immagini dei carri armati nemici prese sul campo, quindi a bassa risoluzione. Hanno costruito un modello che funzionava perfettamente, quasi 100% di accuracy. Quindi riusciva sempre a capire se, data un'immagine, era di un carro armato amico o nemico. Usandolo poi sul campo, si sono resi conto che non funzionava assolutamente e diceva che tutti i carri armati erano nemici. Questo perché? Perché il modello non aveva imparato a riconoscere il tipo di carro armato, ma aveva imparato a riconoscere se la foto era ad alta o a bassa risoluzione. Quindi con una foto ad alta risoluzione tutte le immagini che erano armati amici erano
ad alta risoluzione, e quindi li avevo imparato a catalogare così. Al contrario, tutte quelle di bassa risoluzione erano i nemici. Trovandosi sul campo, avendo solo immagini a bassa risoluzione, anche di carri armati amici, per lui erano tutti carri armati nemici. Quindi bisogna stare attenti quando si lavora con data science, con la modellistica, di capire che deve assicurarsi che quello che si sta, diciamo, gli insights, le informazioni, il valore aggiunto che stiamo ottenendo, anche per prendere poi decisioni, come qualcuno ha detto, sia effettivamente, diciamo, abbia senso tutto quello che è stato fatto. Okay. Perché Python per la data science? Perché è un linguaggio ad alto livello, e quindi questo ci permette cosa? Ci permette di avere una prototipazione rapida del codice, quindi possiamo accedere con chiamate ad alto livello. Cosa vuol dire? Abbiamo librerie che ci permettono di fare complesse operazioni con pochissime righe di codice, e di, diciamo, avere un'idea e testarla subito. Se l'idea è sbagliata, come spesso può verificarsi, basta tornare indietro, non dobbiamo magari buttare via un mese di lavoro, magari un paio di giorni. E in più ci guadagniamo in coder ability. Se qualcuno ha seguito il primo corso, quello di Python base, o qualcuno scrive già in Python, e si rende subito, cioè, penso sia d'accordo nel dire che Python è uno dei linguaggi più leggibili, più semplici da leggere e da comprendere senza dover spendere troppo tempo, proprio da una prima lettera. Esiste un ecosistema enorme di librerie che si possono utilizzare e diciamo, di funzionalità che ci mettono a disposizione, tra cui NumPy, Matplotlib, Pandas, Scikit-learn, che sono tutte librerie che poi vedremo pian pianino in questo corso. E in più c'è Jupyter Lab, per chi vuole. Jupyter è una tecnologia molto molto comoda e ci permette di scrivere codice come se fosse un blocco degli appunti invece che un terminale o uno script, che spesso per gente che non è programmatore di formazione risulta anche più comodo. Python è sicuramente un'ottima scelta, ne esistono sicuramente altre. R, Julia, Scala, MATLAB, che non ho segnato qua, tutti i linguaggi, diciamo, con vantaggi e svantaggi e, diciamo, punti di utilizzo, metodi di utilizzo un po' diversi. R, per esempio, è molto usato per statistica, Julia per l'analisi di serie Scala, utilizzato per diciamo, con Spark, in connessione con Spark, per altri che insomma, si possono utilizzare per lo stesso scopo. Come dicevo, data science, e ci tengo molto a specificarlo di nuovo, è un topic enorme. Questo corso non è imparare, diciamo, come fare data science dal punto di vista, devo fare un modello di machine learning, come si fa, e tutti i concetti che ci sono dietro, perché spenderemo, penso, due corsi soltanto per fare una cosa fatta bene, sì. Ma è, diciamo, un punto d'inizio per farvi vedere quali ci sono, quali librerie ci sono, quali possibilità ci sono all'interno di Python e poi, diciamo, sviluppare le vostre capacità in autonomia proprio sui vostri interessi specifici. Quindi vedrete che anche quello che cerco spesso di ripetere è di incoraggiarvi a dire se avete un CSV, se avete dei dati, se riuscite a recuperare qualcosa, provate a cercare di giocare con quelli. Magari io vi do degli esercizi, però potete farli su il dataset che preferite. Anche perché in questo campo, ancora di più, se vogliamo, dell'informatica si impara provando. Penso che passo più tempo a cercare su Google, su Stack Overflow, come risolvere dei problemi che effettivamente a scrivere codice, perché essendo ad alto livello libreria, bisogna scrivere poche linee, però bisogna anche capire cosa si vuole fare, cosa bisogna scrivere. Quindi si prova, si prova, si prova, si prova finché funziona. Se alla fine di questo corso siete in grado di leggere, diciamo, abbastanza fluentemente il codice che utilizziamo per fare manipolazione dei dati e di visualizzazione, che non vuol dire che lo leggo una volta e l'ho capito, ma magari cerco di capire un po' con una prima lettera, con una seconda lo capisco ancora meglio, con la terza mi capisco cosa non avevo letto male e lo correggo. Mi sento, diciamo, abbastanza sicuro di me nello scrivere, ma soprattutto nel googlare, nel cercare su Google problemi che ho relativi a Python per data science, ma soprattutto ho voglia di fare di più e di imparare di più, di esplorare e di cercare, insomma, di mettermi in gioco, sia con cose più semplici che più complesse. Allora io sarò più che soddisfatto di come è andato questo corso. Quindi veramente sentitevi molto molto liberi di, anzi incoraggiati, non liberi, ma incoraggiati di provare. Comunque c'è il forum sulla piattaforma del corso e insomma sono sempre disponibile per cercare di rispondere ai vostri problemi. Cosa facciamo oggi? Nel tempo che ci rimane, cominciamo a vedere un po' gli strumenti un po' più base che abbiamo per fare data science. Quindi vedremo
strumenti per scrivere codice, Swan, che probabilmente qualcuno di voi è già riuscito a, diciamo, ad accedervi, e Jupyter, Notebook e Lab. Non c'è grande differenza, dopo li vediamo. Dimenticatevi di all data structures, quindi quelle che abbiamo visto nel corso di Python base. Non è proprio vero che dovete dimenticarle, stavo scherzando, però dobbiamo dare il benvenuto a NumPy Array. Quindi sono degli array messi a disposizione una libreria chiamata NumPy, che è appunto numeric, scientific, una libreria di calcolo scientifico per la gestione di dati. E se vi siete mai chiesto come costruire visualizzazioni di dati in Python, e se vedrete, insomma, dopo il corso di oggi potreste anche capire che alcune visualizzazioni o su paper o su articoli in internet che avete visto sono state fatte così. Oggi vediamo Matplotlib, la libreria, penso, sicuramente la più utilizzata e quella su cui sono costruite altre librerie per la visualizzazione di dati, per la creazione di visualizzazioni in generale in Python. Ok. Cos'è Swan e cos'è Jupyter Notebooks? Allora, i notebooks, intesi come proprio i block notes, sono dei quaderni su cui voi potete scrivere dei commenti, potete scrivere delle espressioni matematiche, potete scrivere, segnarvi cos'è il risultato di un'espressione, potete scrivere un po' quello che vi pare. Hanno cercato di realizzare la stessa idea per la programmazione. Quindi, invece che avere un terminale, un interprete, o dover scrivere uno script da poi eseguire tutto in un colpo, si è cercato di creare un ambiente in cui possiamo scrivere un po' per volta il codice, diciamo molto alla R se vogliamo, e avere, insomma, i risultati che, diciamo, un ambiente in cui abbiamo tutti i risultati intermedi che possiamo vedere, rivedere, rivisualizzare, rieseguire celle precedenti. Non è chiarissimo, ma lo vedrete quando lo vedete davanti a voi capite subito cosa sta succedendo. Quindi è una versione persistente dell'interprete di Python. Cosa vuol dire? Vuol dire che non è che io eseguo qualcosa e poi quelle istruzioni sono andate e gli output li ho dimenticati, ma mi rimane lì per sempre. Con per sempre intendo dire che se io salvo il notebook con tutti gli output, tutti i grafici, le statistiche, tutto quello che volete, che mi sono stati stampati, portarlo in Markdown, in PDF, in HTML, in slide di HTML, quello che mi pare e piace, e posso anche condividerlo con i miei colleghi o pubblicarlo su GitHub e rimane tutto visualizzato. Quindi ora vi chiedo a tutti di andare su questo link, Swan Open Up to You University, e di provare ad accedere, creare le credenziali se non l'avete ancora fatto, accedere e vediamo insieme come creare un Jupyter Notebook per la prima volta. Quindi io sono già all'interno di... Sono già all'interno di Swan. Potete andare e mi sono dimenticato. Da adesso potete anche utilizzare lo stesso Mentimeter di prima. Per fare domande. Quindi, stesso codice di prima, stesso Mentimeter di prima, se ce l'avete ancora aperto, potete scrivere qua le vostre domande. Non spenderemo troppo tempo a cercare di far andare Swan adesso. Vi faccio vedere quello che bisogna essenzialmente fare. Okay, ho fatto, ho già un account, quindi sicuramente è un po' diverso da voi, però ci sono due cose. Perché poi lo facciamo, insomma, offline, è tutta una cosa che serve per gli esercizi, quindi se non ci riuscite adesso non vi preoccupate, avete il tempo di rifarlo offline. Ci sono due tecnologie in particolare, una è Chernbox, questo è il logo. Chernbox. Che dentro salva tutti, diciamo, è come un Dropbox, è un OneDrive in realtà, che vi salva dentro tutti i vostri file. Invece su Swan potete creare dei progetti e creare, insomma, dei file di codice poi che utilizzeremo dopo. Vedo che c'è, che non riesce a creare l'ambiente. Sì, posso mettere il link in formato testo. Ok.
Ok, allora sì, vado anch'io sul link dopo che sono sloggato. Avete c'era probabilmente da attivare anche l'account. Ok, che vediamo un terminal server error strano. Al primo accesso su Swan, credo che dovreste vedere. Adesso vediamo. Ok, quando vedete la scritta Configure Environment, come software stack io scelgo 96 Python 3. No, mi ha chiesto il codice Menti che è 175997. Quindi io scelgo come software stack 96 Python 3 in questa schermata e faccio Start Session. Ci mette un po'. C'è qualcuno a cui ha funzionato, Swan? Ok. Ok, vedo che a qualcuno funziona, a me per esempio in questo momento non funziona. Quindi immagino che sia, sì, come dice anche... Mi scrive Andrea se è un problema, diciamo, momentaneo. Direi che non è un problema. Siamo probabilmente nel pomeriggio, possiamo riprovarci. Non è assolutamente un problema. Io creo una versione locale di Swan. Sono esattamente gli stessi. In realtà possiamo allora vedere anche adesso. Ok, allora, quello che facciamo ora è questo. Vi mostro, credo siate tutti in grado di creare un environment di Python. Io creo un environment con pipenv e per farlo installo JupyterLab, che è la tecnologia che abbiamo visto, che vogliamo utilizzare per il corso. Swan non è nient'altro che un modo, diciamo, online per accedere a JupyterLab, o a Jupyter Notebook, diciamo. Per installarlo potete cercare JupyterLab e installazione, vedete che è semplicissimo. Se utilizzate conda, basta installare conda install JupyterLab. Se utilizzate pip install JupyterLab, se usate pipenv install JupyterLab. Installo al volo. Quindi in una cartella nuova gli dico di utilizzare, gli dico pipenv install JupyterLab e se non trovo pipenv ci creiamo un virtualenv. Vi ricordo che se avete domande nel mentre potete scrivermi attraverso Mentimeter. E perché installiamo JupyterLab o perché vogliamo utilizzare Swan è che ci mettono a disposizione invece, qui come dicevo, invece che avere, diciamo, come prima un terminale o uno script da scrivere su un editor di codice, abbiamo un ambiente un po' più, diciamo, step by step. Ci permette di scrivere codice un po' alla volta, di esplorare meglio i dati, cosa che sicuramente funziona meno all'interno del data science, che mentre elaboriamo, mentre facciamo ipotesi, mentre testiamo, ci vengono in mente altre idee da provare, da testare. Ok, adesso vediamo, prima ci mette un attimo a installare, ma non troppo.
E mentre me lo installa, o mentre cercate di farlo andare, allora, Menti, per andare su menti.com potete usare il codice 175997. Dopo aver creato Chainbox dovrebbe essere anche possibile andare, però comunque a me non funziona ancora, quindi magari è un problema generale, ma attraverso il sito Swan Open Up to You. Up to University, quindi questo qua, dovreste poter accedere al qua mi finisce di installare le dipendenze, quindi siamo pronti a partire, diciamo, in locale. Quindi, ripetendo, quello che abbiamo fatto è quello che ci mette a disposizione è un ambiente di Jupyter Notebook che ora impareremo a conoscere e che ci accompagnerà durante tutto il corso direttamente online. Quindi diciamo, ci basta un link per accedere al nostro account da qualsiasi dispositivo, possiamo condividerlo agli altri. In alternativa, siccome Swan alla fine dei conti utilizza semplicemente JupyterLab, possiamo installare JupyterLab, vpm install JupyterLab, se utilizzate vpm, se utilizzate qualcos'altro, quello che preferite. Ho creato un ambiente di vpm e ho installato all'interno JupyterLab. Quindi a questo punto, quello che possiamo fare è lanciarlo. Non so se funziona anche Jupyter Notebook, così vi faccio vedere la differenza. Ottimo. Mi apro un'altra shell e faccio partire anche JupyterLab. E a questo punto ho questo qui che è la mia schermata di Jupyter Notebook in cui posso creare un nuovo file. Leggermente. Posso creare un nuovo file di Python 3, che è un notebook. Vedete che mi apre una nuova schermata in cui posso eseguire codice Python. Okay. Questo non è nient'altro che un file, posso dargli un nome, first notebook. E qua abbiamo diciamo una schermata simile a quello che sarebbe una scritta simile a quella che avremo nell'interprete di IPython, nel quale io posso scrivere codice Python. Vedete che c'è anche il syntax highlighting acceso. Posso eseguirlo attraverso tramite il tasto run o facendo shift enter. E vedete che sotto mi stampa l'output della mia scritta. Posso anche fare delle operazioni. Le eseguo. E ognuna di queste è chiamata cella. Quindi una cella, di dove c'è in 1, in 2. Io scrivo codice nella parte, diciamo, con il background e lo sfondo in grigio. E abbiamo l'output sullo sfondo in bianco. Posso fare, vedete che se qui ho scritto print e ho fatto il print di un'operazione e mi ha stampato qualcosa. Qui ho semplicemente scritto un'operazione e lui mi stampa il risultato come l'ultima cosa che fa. Quello che è molto interessante è che se io adesso scrivessi altre centinaia di celle, che non scrivo in questo momento, tornando in su, io ritrovo sempre la stessa scritta lì, esattamente lì. È comodamente navigabile. In aggiunta posso anche dire, ok,
posso rieseguire una cella, per esempio, dopo che qua ne eseguo un'altra, 4 più 1, eseguo 5 di te, in 1, in 2, in 3, posso rieseguire la prima, per vedere, ma questo fa, cosa faceva? Ah, faceva questa cosa. O la modifico, scrivo print anche qualcos'altro, la versione in italiano del codice, la rieseguo in 5 e mi stampa entrambe le cose. E quindi vedete che possiamo rieseguire le celle quando più ci pare, piace. Questo può anche introdurre problemi, se stare attenti, però è molto utile, insomma, avere anche il numero che ci spiega che abbiamo eseguito. Questa è la cella 5, che quindi è stata eseguita dopo questa e questa, che sono la 2 e la 3. Detto questo, la differenza con Jupyter Lab, differentemente da Jupyter Notebook, è un'interfaccia più nuova. Quindi vedete, sembra un po' più simile più a un editor, a un IDE. Vedete che abbiamo sulla sinistra l'Explorer, abbiamo il nostro First Notebook, che abbiamo creato, sono nella stessa cartella, quindi in realtà sto lavorando sugli stessi file. Posso aprirlo, vedete che ho la stessa cosa, col tema scuro in questo caso, io ho impostato il tema scuro, possiamo vedere il codice che abbiamo scritto. È la stessa identica cosa, abbiamo un'interfaccia a schede nella parte superiore per accedere ai vari notebook che abbiamo aperto. Quindi se lavorate in locale vi consiglio vivamente di utilizzare Jupyter Lab. Comunque Jupyter Notebook è sicuramente la parte, insomma, la prima versione che è stata creata, è comunque sicuramente molto valido in ogni caso. Ok. Il webinar è interrotto? No, non è interrotto. Si può usare indifferentemente anche Jupyter Notebook o meglio Jupyter Lab? Sicuramente potete usare anche Notebook. Lab è semplicemente più moderno, come qualcuno scriveva anche in chat qui. Cosa vuol dire che è più moderno? Vuol dire che ha un'interfaccia un po' più gradesca, un'interfaccia a schede per passare da un notebook all'altro, ma Jupyter Notebook va comunque molto bene e di base sotto sono la stessa tecnologia. Una domanda un po' off topic che comunque rispondo: Pipenv è preferito a Poetry per la gestione delle dipendenze? Non per forza, immagino, non conosco Poetry, bisogna vedere le differenze per uno per l'altro. Io mi trovo comodo con Bpm perché lo trovo, diciamo, semplice da utilizzare. Poetry non ho mai sentito il bisogno di cambiare, al massimo utilizzo Conda per alcuni progetti. Il comando Conda che ho utilizzato per installare il pacchetto lo potete trovare quando cercate come installare Jupyter Lab. Questa è la pagina, diciamo, della documentazione di Jupyter Lab. O Jupyter Notebook, che si voglia, e potete trovare il comando, è questo qua. Trovate nella parte di installazione, che è Conda install Jupyter Lab. Potete installarlo però nel modo in cui preferite il pacchetto, qualunque sia quello che utilizzate. Se avete già installato Jupyter locale, sicuramente potete utilizzare quello invece che Swan. Tenete conto che se dovete condividermi il file per qualsiasi ragione, potrebbe essere più complicato, insomma, accedervi, però non ci sono problemi se volete utilizzare Jupyter in locale. La differenza tra Notebook e Jupyter Lab, che vi ho già spiegato. Cosa ne pensi di PyCharm o Spider? Sono due cose un po' diverse tra di loro. PyCharm è un IDE, quindi un Integrated Development Editor, quindi Environment, quindi un ambiente di sviluppo che ci permette di, insomma, di fare anche check del codice e altre cose. Secondo me è molto orientato per gli sviluppatori software. Spider è più, diciamo, una versione di RStudio per Python, quindi ci dà uno script per scrivere, la shell e un po' le variabili che sono state dichiarate. Spider di solito è un po' diciamo, contrapposto a Jupyter. Se uno si trova comodo, io ho dei colleghi che si trovano molto comodo ad utilizzare Spider, è sicuramente un'ottima soluzione. Magari per chi viene da R si può trovare più comodo. Qual è il comando per lanciare Jupyter Notebook su Swan? Non esiste un comando per lanciare Jupyter Notebook su Swan. Se potessi, ve lo farei vedere. Dovete creare prima un progetto. C'è un tasto più da qualche parte. Create il nome della cartella, essenzialmente. E poi all'interno create un nuovo file. Vediamo se funziona.
All'interno cosa avete? Create un nuovo file sulla destra, sempre c'è un tasto con il più, e che dice create Python file, mi pare, una cosa del genere, che vuol dire che crea un Jupyter, che era alla fine un Jupyter Notebook, quindi funziona già, diciamo, di per sé, è già attivo. Una volta creato appunto l'environment con 96 Python 3. Ok. Vediamo se... Non riesco a vedere il vantaggio sostanziale di Jupyter rispetto alla maniera classica, editor più Python. Lo vedrete nel momento in cui cominciamo a scrivere qualcosa di codice. Si può utilizzare anche Google Colab? Sì, è un'altra alternativa. Google Colab, alla fine, non è nient'altro che un Jupyter, la tecnologia di Jupyter che gira, però si ha l'accesso anche a Google Drive, si viene salvato come... viene salvato come file di Google Drive, quindi può essere molto comodo anche utilizzare Google Colab. Ok, bene, proseguiamo. Andiamo sul mio first notebook. E quello che faccio ora, mi rendo conto che può essere difficile da seguire ed utilizzare Jupyter per i fatti vostri, mentre io spiego perché magari se avete due schermi può essere facile, altrimenti può essere più difficile. Perché dovete continuamente cambiare scheda e non vedete il video. Se vi sentite all'altezza e volete provare, assolutamente giocate mentre anche io scrivo codice su Jupyter. Comunque il video poi vi rimarrà. E comunque come esercizio, uno dei primi esercizi che vi lascio per casa è di rifare le cose che abbiamo fatto. Questo perché spesso magari guardando qualcuno che le fa e che le fa, diciamo, da qualche bell'anno può risultarmi semplice scrivere direttamente bene alcune cose, magari qualcuno può trovare più difficoltà poi nel rifarle. Sicuramente il modo migliore per imparare è di riscrivere quello che avete visto come prima parte. La cosa interessante semplicemente seguire quello che faccio. Bene, NumPy, quindi della libreria che vi ho detto che dovrebbe un po' sostituire per quello che è la data science le strutture dati vecchie, liste e dizionari. Come dicevo, non è verissimo, sono comunque utilizzate, però per proprio la memorizzazione di dati è molto più efficiente utilizzare NumPy e vedremo il perché. Quindi, come prima cosa, chi utilizza Swan ce l'ha già installato, io invece, che non sto utilizzando Swan. Devo installare NumPy. Per farlo, molto semplice, come vedete, ppm install NumPy. Se utilizzate conda sarà conda install NumPy, se utilizzate qualcos'altro, comunque il nome è sempre NumPy. Quando me lo installa. Come si importa NumPy? NumPy si importa con questa riga di codice, import NumPy as np. Import NumPy, vabbè, l'abbiamo capito, si importano così le librerie. AsNP è diventato uno standard de facto di come si importa sempre negli script, nei notebook, da qualsiasi parte NumPy. Perché? Perché è diventata praticamente una libreria essenziale di Python e la utilizza praticamente chiunque faccia analisi di dati. NumPy è sempre importata per un motivo o per l'altro. E il modo più... è diventato ormai cioè, molto molto normale per chiunque leggere NP e sapere che è NumPy. Quindi in Python, diciamo, potete importarlo anche non come un NP, però se lo trovate in giro lo trovate fatto così, quindi ve lo spiego anche così. Diciamo che è semplicemente un rinominare NumPy in NP per avere una cosa un po' più rapida da scrivere, anche perché si utilizza spesso. Eseguendo questa cella, adesso probabilmente mi dà errore perché non lo trova finché non ha finito di installarlo. Quindi aspetta un attimo. Nel mentre posso spiegare perché NumPy è così utile. Il motivo per cui è così utile... Ok. Il motivo per cui è così utile è che NumPy è una libreria Python, ma in realtà è sviluppata in C e Fortran. Cosa vuol dire? Vuol dire che il codice di tutte le funzioni che andiamo a utilizzare, in realtà non è codice Python, che come sapete, essendo Python interpretato, essendo d'alto livello, può essere, diciamo, non è molto efficiente, ma essendo scritto in C e in Fortran, quindi è compilato, non è interpretato quella parte di codice, tutte le operazioni sono molto 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 più efficienti e vedremo tra pochissimo un esempio di cosa vuol dire questo.
E quindi una domanda potrebbe essere: ma come fa a essere scritta in C, ma essere una libreria Python? Come avevo già spiegato nel corso, diciamo nel corso quello in autoapprendimento, in Python si possono scrivere delle librerie che sono in un altro linguaggio, in particolare in C, per esempio, in questo caso in Fortran, e costruire un binding, quindi diciamo, dei file di intestazione che permettono di avere chiamate da Python, quindi un'interfaccia Python, con un'implementazione in un altro linguaggio. Questo ci permette di scrivere, di avere codice molto efficiente che gira. Questo non è l'unico caso, altri casi di questo sono, per esempio, sicuramente i framework per deep learning come TensorFlow e PyTorch e altri, che in realtà hanno un'interfaccia Python per la comodità e la semplicità, ma sono molto più per velocità d'utilizzo, ma per l'efficienza viene utilizzato C. Per installare NumPy, okay, cerchiamo se mi installi NumPy, che ci rimanda a setpy install, ok. Quello che si può fare, ok, qua vedete un comando di pip per installare, diciamo, molte librerie che sono utilizzate. Di base è pip install, non so se si trova una versione più interessante, no, ok. Per installarlo il modo più semplice è utilizzare pip install numpy, o pip try install numpy, va benissimo. Dovete stare attenti di essere nello stesso ambiente in cui state installando anche Jupyter. Se ci sono problemi di installazione, preferisco non perdere tempo ora, li guardiamo, scrivete pure sul forum, cerchiamo insomma di aggiustare un po' le cose. Comunque, sono gli stessi concetti che abbiamo visto nel corso base, per chi c'era, quindi creo un environment, installo poi all'interno i miei pacchetti. Quindi abbiamo NumPy. Cosa possiamo fare con NumPy? Beh, cominciamo a creare una lista tradizionale. Io voglio creare una lista dei primi 10 numeri. Probabilmente vi ricordate che io posso fare list random range mi ritorna un enumeratore che va da 0 a me lo stampa. Okay, è esattamente il risultato che volevo. La salviamo una variabile l. Okay? A questo punto quello che faccio è creare anche un NumPy a partire da L. Come si crea un NumPy? np.array. np.array è la chiamata per creare una libreria, un array di Python, e possiamo dargli dentro varie strutture dati. In questo caso gli diamo la lista che abbiamo creato. Ok, quindi np.array, tra parentesi, il nome della variabile. Cosa fa NumPy? Lo ingloba e la differenza tra i due risultati è che nel primo caso è una lista, nel secondo caso è un array che contiene questo vettore. Possiamo salvarlo, lo salvo nella variabile a. Ok, abbiamo le due differenze. A parte questa scritta array, qua non vediamo nulla di diverso. Quello che però possiamo fare, possiamo vedere cosa si può fare con NumPy, è sommare la lista e l'array. Per sommare una lista abbiamo visto che esiste la funzione di Python sum che prende tutta la lista e accumula tutti i valori. Il risultato è 45. Quello che possiamo anche fare però è utilizzare il vettore a, che se vogliamo provare a scrivere anche il type di a, vediamo che è un NumPy ndarray, sta per n dimensioni, un array ad n dimensioni. Quello che possiamo fare è scrivere a.sum. E quindi abbiamo la somma dell'array. Il risultato è identico e probabilmente vi state ancora chiedendo perché usiamo gli array e le liste. Ora proviamo a fare una comparazione tra la velocità della somma degli elementi di vettori un po' più grandi, okay? Di una collezione un po' più grande di numeri, perché chiaramente è più interessante. Quindi quello che facciamo è creare una lista dei numeri che vanno da 0 a 10 alla quinta. La salviamo in L. Scusate, questo numero è un float, quindi bisogna convertirlo in intero. Okay? 10 alla quinta è un floating point number, non è un intero, infatti se ne scriviamo 10 e 5, siccome in notazione scientifica viene tradotto in un float, e noi lo mettiamo come intero, perché range vuole un numero intero come parametro, quindi faccio un cast a intero.
Eseguiamo. Ok, abbiamo la nostra lista. Possiamo anche guardare i primi 100 numeri se vogliamo, o i primi 10 numeri della nostra lista. Adesso insomma. Possiamo anche creare, come abbiamo fatto prima, un array a partire dalla stessa lista. Chiamiamo A. Stampiamo A. Vediamo che già vediamo una piccola differenza in come ci si presenta l'output. L'output si presenta così. Array. Vediamo 0, 1, 2, punti di puntini. 999.000, 997, 998, 999. Quindi diciamo, ci formatta e ci presenta già l'array in maniera un po' più comoda, un po' più visualizzabile. La lista, formato dal decimamento che avessi fatto i primi 100, mi stampa verticalmente tutti i 100 numeri. Quindi, sebbene che saranno 10 alla quinta numeri, poteva essere scomodo da fare. Qui abbiamo un'idea di quello che si vede. Ora proviamo a fare la somma della lista. Ok, è stato abbastanza rapido. Appunto, sum. È stato abbastanza rapido. Cosa possiamo fare per visualizzare la velocità di come uno è più veloce o più o meno veloce rispetto all'altro? Possiamo utilizzare cioè una funzione che ci mette a disposizione iPython, che è la tecnologia con cui sottostante a Jupyter, che è percento time. Percento time ci dice quanto tempo impiega ad eseguire questa istruzione. Lo eseguiamo, ci mette 33 millisecondi. Ok, diciamo che non è nulla, giusto? Percento time a.sum, se io lo eseguo, mi dice che ci mette 1 millisecondo. E quindi vedete su comunque un'operazione che comunque è molto rapida, che è, per chi se ne intende, ODN, cioè devo vedere, fare la scansione di tutto l'array una volta sola e fare la somma. Farlo con NumPy è comunque 33, diciamo quasi 30, diciamo, sarebbe più intorno ai 15 volte, 16 volte più rapido. Possiamo anche eseguirlo varie volte. E se noi ingrandiamo ancora la lista, quindi diventa 10 alla 6, vedete che da 100 secondi. E questa è semplicemente una scansione. Lo stesso risultato è complesso e più diventa efficiente utilizzare in un PyArray. Ok. Vediamo se ci sono domande relative a questa prima brevissima introduzione relative a un PyArray. Se creo un nuovo progetto e aggiungo un nuovo file, mi compare Python 2. È un problema? Sì, perché Python 2 è deprecato, bisognerebbe utilizzare Python 3. Se questa domanda è stata fatta da un utente che sta utilizzando Swan, probabilmente il motivo è che non è stato fatto partire il software stack 96 Python 3, ma il software stack 96. Credo sia quella la ragione. Se non fosse così, magari scrivete attraverso il forum, che poi cerchiamo di risolvere offline. Se non ci sono domande, perfetto, posso via. Ottimo. Allora, altre cose che possiamo fare con NumPy sono delle semplici statistiche che possiamo creare. Vedete che ho scritto una cella col cancelletto. Il motivo per cui l'ho scritta col cancelletto è che se vado in cima posso cambiare il tipo della cella, invece che essere code, quindi codice Python, può diventare un markdown. Un markdown, vedete che mi cambia il formato di questa cella e ci mette, così. Se io lo eseguo diventa un titoletto. Quindi potete cambiare il codice. Premendo sulla cella, potete andare sopra, modificare il tipo e utilizzare Markdown invece che code. Non mi si ingrandisce, ma vedete che poi diventa Markdown. Semplici statistiche che possiamo fare con NumPy sono la somma dell'array, come abbiamo già visto, possiamo fare anche la media, quindi a.min. Possiamo anche fare calcolare lo scarto o la varianza, eventualmente, se sono interessato a quello. E vedete che abbiamo con una semplice chiamata, a.min, a.std, a.var, i valori di somma, di media, di standard deviation e di varianza. Quindi queste sono alcune delle piccole statistiche che si possono fare. Capite che si possono fare anche poi le differenze tra array, diversi array, si possono guardare le differenze delle distribuzioni. Questo tanto per dare veramente il minuscolo incipit di quello che si può fare. Andiamo a vedere perché NumPy diventa veramente comodo rispetto ad altre strutture dati che ci sono in Python. E sono
Il motivo sono i multidimensional array. Cosa possiamo fare con i multidimensional array? Creiamo un array con una dimensione e non vai a mettere a disposizione delle funzioni per creare array di vari tipi. Io lo crei con vari valori, io lo creo un numpy di 0, di valori pieno di 0, e lo faccio grande 10. 10 sta a significare che stanno dentro 10. Ok. E noi possiamo guardare, oltre a cosa c'è dentro in A, possiamo guardare anche la sua shape. Quindi sapete che un vettore ha, matematicamente ha una, diciamo, una dimensione, no? Appartiene ad R 10. Infatti vedete che ci dice che la shape di quell'array è una tupla e dentro c'è soltanto una dimensione singola dei 10 elementi. Ora noi possiamo creare anche un array non di 10 elementi, ma di 10 per di 1 per 10 elementi. Cosa vuol dire creare un array? Scusate, bisogna mettere la dimensione è una tupla, ok? Quindi questa qua che vedete è la dimensione, ma messa come una tupla. La dimensione dell'array in questo caso, vediamo innanzitutto cos'è A. A è un array, assomiglia molto a quello di prima, che riplotto qua, vedete? Solo che in questo caso non c'è una singola parentesi quadra, ma ce ne sono due. Ce ne sono due perché questa è una matrice. È una matrice, quindi se noi guardiamo la shape di questo array, la shape è 1,10, che è chiaramente quello che avevamo detto. Cosa vuol dire 1,10? Vuol dire che ha una riga e 10 colonne. Quindi se vogliamo proprio mettere così. Altrimenti ha la prima dimensione che è grande 1, la seconda dimensione che è grande 10. Possiamo anche creare la stessa cosa, invece che essere 1,10, la dimensione è 10,1. Senza eseguirlo direttamente, possiamo provare a immaginare cosa sarà il risultato. Se prima avevamo una riga e 10 colonne, abbiamo 10 colonne. Scusate, avevamo una riga e 10 colonne, adesso abbiamo 10 righe e una colonna. Infatti la dimensione diventa 10,1, l'errore di A è un array fatto di questo tipo. Vedete che sono 10 righe. E abbiamo, quindi è una lista di liste, se vogliamo vederla alla fine, possiamo anche creare un array. Di zeri che sia una matrice quadrata, quindi 10,10. Andiamo a vedere cos'è A. Ha una matrice 10 volte 10 righe e 10 colonne. Questa è una, chiaramente una matrice bidimensionale. In NumPy si possono creare array multidimensionali. Quindi vuol dire che possiamo avere 3, 4, 5 dimensioni o anche di più. Con 3 dimensioni chiaramente stiamo guardando un cubo, con 4 dimensioni stiamo guardando un ipercubo, anche se facciamo fatica a immaginarcelo, con 5 dimensioni diventa ancora più complesso. Gli array a 4 dimensioni, spesso chiamati tensori, perché si utilizzano in librerie come TensorFlow e PyTorch per il calcolo di, diciamo, di modelli di deep learning. Perché abbiamo, come si specificano le dimensioni in Python? Allora, questo è sicuramente un attimo momento per guardare. Come funziona il punto di domanda con NumPy? È la cosa più utile che potete utilizzare. Sapete che se utilizzate il punto di domanda vi stampa la documentazione di quella funzione. Quindi ci apre la docstring. La funzione zeros accetta il primo argomento che è shape, quindi la dimensione, no? la forma del nostro array. Quindi questo shape dobbiamo darlo come un singolo elemento, quindi diamo una tupla. Per esempio, come ci spiega la documentazione, shape of the new array, per esempio, 2, 3, inteso proprio come una tupla, oppure semplicemente 2, se è un valore solo. Possiamo anche cambiare il tipo, quindi in un paio array sono di diversi tipi, sono omogenei, non possono contenere cose di tipi diversi, non possono contenere stringhe e interi nello stesso momento. Quindi, però possiamo specificare anche qual è il tipo con cui vogliamo il vettore. Per esempio, qui vedete che sono tutti dei valori 0 punto, perché sono dei float. Infatti se faccio dtype, dice che è un float 64. Se io gli dico che il dtype che voglio in output è un np int, scusate, ho scritto male dtype, mi dice che infatti l'output è int 64. Se io stampo a, rispetto a prima, è sparito il punto. Questi sono numeri interi, non sono numeri con la virgola, sono numeri, diciamo, reali.
Teniamo pure. Teniamo pure così. Come si accede agli elementi di questi array? Quindi, beh, possiamo accedere a elementi particolari. Quindi creiamo una nuova sezione che si chiama indexing. E siccome accedere a una matrice tutta di zeri non ci aiuta molto, costruiamo un nuovo array. Costruiamo un array che è utilizzando la funzione arrange, che si ispira alla funzione range di Python. Quindi arrange di 10 cos'è? È un array con dentro 10 elementi. Possiamo crearlo di 16 elementi, andiamo da 0 a 15, e possiamo anche fare questo a una shape che è 16. Possiamo anche fare un reshape, quindi possiamo modificare la forma di questo array in modo che non sia semplicemente una dimensione, e dirgli che deve essere di 4x4. E vedete che viene fuori un array di questo tipo qua. È una matrice, dentro tutti i valori che vanno da 0 a 15, 4 righe e 4 colonne. Lo salviamo nella nostra A. Probabilmente qualcuno che prima stava scrivendo aveva fatto la domanda del perché utilizzo Jupyter invece che script e NumPy, invece che script e terminale. Vedete che qua io, se torno indietro, vedo molto facilmente tutti gli output intermedi che ho voluto stampare. E questa cosa qua posso anche esportarla e condividerla a un collega, cosa che non posso fare col terminale. Ed è anche, insomma, ben formattata. Questa A, adesso io posso accedere, per esempio, al primo elemento della prima riga, 0, 0. 0, 0 mi dice 0, sono acceduto all'elemento della prima riga e della prima colonna. Accedo all'elemento della seconda riga, sempre prima colonna. Questo mi ritornerà il valore 4, prima riga, seconda colonna. Posso accedere anche all'elemento, come facevamo con le liste, dell'ultima riga, l'ultima colonna. E abbiamo quindi il 15. Col meno 1 accedo all'ultimo, ci ricordiamo. Quello che possiamo anche fare è anche fare uno slice, come si faceva con le liste. Quindi posso per esempio selezionare la prima riga. Come si seleziona la prima riga? Beh, A di 0. A di 0, con un solo indice, vedete, mi ritorna tutta la prima riga. La stampiamo. Infatti viene fuori 0, 1, 2, 3. Chiaramente se avessi scritto meno 1 invece che 0 avrei preso l'ultima riga. A questo punto possiamo accedere anche all'ultima colonna. Last column. Come si accederà all'ultima colonna? Siccome si accede per il riga colonna, noi prendere l'ultima colonna, una qualsiasi colonna, vuol dire prendere tutti gli elementi delle righe, quindi da tutte le righe, e questo si specifica col due punti, prendo solo l'ultima colonna. 3, 17, 11, 15. Abbiamo ottenuto un array che è 3, 17, 11, 15. Cosa vuol dire questo? L'indice di colonna meno 1, abbiamo preso l'ultima colonna, ok. Per ogni riga, quindi per la prima riga prendo l'ultimo elemento, per la seconda riga l'ultimo elemento, per la terza riga l'ultimo elemento, per la quarta riga l'ultimo elemento. Questa è una scrittura di NumPy, che ci fa un modo di fare indexing e slicing di NumPy che è veramente estremamente comodo. Perché posso selezionare, immaginate di avere un'immagine presa come un NumPy array, quindi tridimensionale, posso prendere un singolo channel, posso prendere tutto il red. E in generale prendere, per esempio, se ho un dataset di features, prendere l'ultima feature di tutti i sample, oppure il sample, quel sample particolare lì. Possiamo anche quindi selezionare una sottogriglia fino alla terza colonna, fino alla terza riga e fino alla terza colonna. Questo ci ritorna una griglia un po' più piccola che va da 0 a 10, che sono i valori delle prime 3 righe e 3 colonne. 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Vediamo ora rapidamente alcune operazioni sugli array. Costruiamo due array. Il primo è i numeri da 1 a 10, da 0 a 9, l'altro è da 10 a 19. 0, 9, 10, 19.
E diciamo che vogliamo fare la somma di questi due array. Non serve fare un ciclo su ogni elemento, su ogni coppia, e fare le somme. Basta semplicemente scrivere somma dei due array. Lui cosa fa? 0 più 10, 1 più 11, 2 più 12. Si chiama element wise sum, quindi operation. Quindi un'operazione elemento per elemento. E quello che possiamo anche fare, che risulta ancora più interessante, chiaramente come somma funziona anche come sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, quello che possiamo anche fare è costruire di nuovo una griglia. La costruiamo in questo caso però di 6 elementi, reshape, la facciamo reshape 3, 2. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che abbiamo 3 righe e 2 colonne. Per inserire testo invece che codice posso utilizzare. Bisogna cambiare il tipo della cella. Se voi vedete, se io premo su questa cella e vado in cima, il tipo è Markdown invece che codice. C'è anche una shortcut, se voi premete M diventa Markdown il tipo. Siccome ho utilizzato il cancelletto, allora me lo mette in grassetto. Se invece non mettevo niente, mi diventava semplicemente una piccola scritta. Se metto vari cancelletti, diventa un heading un po' più piccolo. Ok, noi abbiamo una matrice 3x2 e vogliamo sommare gli elementi di tutta la matrice. Questo l'abbiamo già fatto, a.sum. Ma ora noi vogliamo sommare soltanto gli elementi, vogliamo fare la somma sulla riga. Quindi vogliamo fare l'operazione 0 più 1, 2 più 3, 4 più 5 e ottenere un array di 3 elementi. Per farlo si può fare la somma dandogli dentro una parola chiave che è axis uguale. Vediamo subito il perché. A è un array di due dimensioni, le dimensioni sono 3 e 2, queste dimensioni sono anche chiamate assi. Se noi vogliamo eseguire la funzione somma su, diciamo, le righe, quindi voglio sommare tutta la riga ogni volta, è di eseguire la somma non su tutto l'array, ma sull'asse 1. Per ogni elemento, diciamo, dell'asse 0, sommo gli elementi dell'asse 1. Non è facilissimo ricordarselo, io non me lo ricordo mai, provo e vedo qual è l'output shape. Se io so che voglio sommare tutte le righe, voglio 3 output, 3 numeri in output, quindi aggiungo un punto shape e vedo subito se mi viene 3 o mi viene 2. Se metto asse 0, ottengo 2. Questo può essere comodo in svariati momenti, poi lo vedremo tra pochissimo. A.sum, quindi, ci permette di specificare, in ogni caso posso anche mostrare cos'è axis, l'output con axis 0, vedete che vengono fuori solo due elementi e sono 6 e 9. 6 e 9 è 0 più 2 più 4, 1 più 3 più 5. Quindi, ok, quindi abbiamo visto come viene eseguita questa somma. Quindi axis 0 vuol dire somma sull'asse 0, quindi l'asse 0 sono le righe, quindi somma sulle righe, quindi fa la somma delle righe, 0, 2, 4, quindi sull'asse delle righe fa la somma di 0, 2, 4, poi 1 tra 5. Se invece sulle co... Esatto, invece quando gli dico fai la somma delle colonne, insomma per ogni riga lui fa la somma degli elementi della colonna, quindi 0, 1, 2, 3, 4, 5, e quindi il risultato è 1, 5. Tutte queste nozioni sono fondamentali adesso per capire, quando vedremo nei prossimi corsi, cosa succede con alcune funzioni che utilizziamo, come gestiamo alcuni dati. Quindi cercate, scrivetelo, poi a casa come esercizio li ripetete. Se non vi sono chiare, cerchiamo di rivederle, però diciamo che sono viste così, non saranno probabilmente un granché, però viste in un contesto più ampio, è sicuramente più. Ok, ora ci spostiamo a fare plotting. Per fare plotting installiamo l'altra libreria che dicevamo. Quindi chiusa Swan e anche per chiusa penso Colab dovrebbe essere già installato. Per chi deve sta utilizzando Jupyter in locale, potete fare pip env install o conv install matplotlib. Quindi mathematical plotting library. Ok. Anche questa libreria, mentre si installa, cominciamo a scrivere il codice per importarla,
lo scrivo, lascio scritto così vedete Matplotlib libro come si scrive. Per importarle esiste un modo di, diciamo, un modo che si usa sempre così, uno standard de facto, potremmo dire. Per importare Matplotlib si importa dalla libreria Matplotlib, si porta, diciamo, un sottomodulo che è PyPlot, un'interfaccia che ci permette di fare plotting in Python, e si importa come, con il nome di plt. Quindi, from matplotlib import pyplot as plt. Questo appunto la libreria matplotlib ci importa il modulo pyplot come nome plt, perché è più comodo da scrivere e anche da memorizzare, insomma, plt è abbastanza semplice. Matplotlib è una libreria, diciamo, molto intuitiva per certi aspetti e molto complicata per altri, nel senso che fare semplici plot è sicuramente molto facile e rapido, fare determinati plot un po' più avanzati può essere più difficile. Noi comunque cerchiamo di vedere un po' le prime, diciamo di vedere un po' l'inizio. Se state installando Matplotlib, ve lo lascio installare, controllo le domande, scopro dove mi sto fino adesso. Come si esegue il codice della cella sul notebook da tastiera? Da tastiera la shortcut è Shift Enter, quindi Shift invio, che è sicuramente molto più comodo che andare a premere Run ogni volta. Sì, potete farli da collab senza problema, senza problemi gli esempi. NumPy ha il supporto per i tipi di dati, precisione ridotta o variabile, floatote affini? Sì, NumPy, quello che mette a disposizione, essendo implementato in C, ci permette di avere i tipi di interi a 8, 16, 32, 64 bit, di avere il tipo uint, quindi unsigned int, quindi soltanto i positivi, diciamo, quindi per avere un range diverso. Abbiamo i float, non ricordo se sono anche float 8, si può vedere subito con np. Col tab dovrebbe darmi le... No, abbiamo float 128, 16, 32, 64 come tipo di dati. Int abbiamo int 0, che non so se sia, int 8, 16, 32, 64. Ok, l'int 0 è un long, ed è, penso che funzioni in modo da prendere in base all'architettura utilizzata sulla piattaforma che avete, quindi per esempio alias on this platform, io per esempio ho l'int 64 su questo computer, ma su altri computer invece è un 32. E anche, infine, np uint. Andiamo su. Ora, credo che tutti siate riusciti a installare Matplotlib. Ok, abbiamo plt per plottare. Cosa possiamo plottare? Innanzitutto, cosa faccio? Creo un array. Ok, quindi i soliti 10 numeri. Diciamo che, non intuitivamente in questo momento, ma diventerà rapidissimo, facilmente imparabile da chiunque, plt.plot a. plt, libreria per fare i plot. Punto plot, appunto, crea un plot, un grafico, ha il mio array. L'output è, e vedete che in matplotlib, in Jupyter, questo è molto comodo perché la figura ce la metti qui sotto, crea una figura di circa 9 elementi per 9 elementi, in cui si vede una linea retta. Cos'è questa linea retta? Lui prende ogni elemento del mio array, quindi da 0 a 9, e in posizione 0 trova lo 0, in posizione 1 trova l'1, in posizione 2 trova il 2, e quindi mi mette i valori qua. Quindi in pratica noi potremmo annotare questo plot così. Scrivere, aggiungergli un titolo, che è my first plot. Lo facciamo con plt.title. Rieseguo, e compare my first plot qui sotto. E poi, per capire meglio cosa c'è sugli assi, possiamo scrivere punto y, anzi x label, label dell'asse x, array index, e plt y label, la label l'etichetta dell'asse delle y, array values.
rieseguo e vedete che quindi abbiamo una linea retta, array index, array values. Ora, un'interessante cosa è che matplotlib non ci specifica che cioè noi gli abbiamo dato dentro 9 valori, ma non sono per forza connessi, cioè tra 0 e 1 non abbiamo valori, non abbiamo il valore di 0.5 per quanto qua sia rappresentato su questo grafico, perché matplotlib fa un'interpolazione di punti. Possiamo anche fare un plot leggermente diverso, aggiunge plt.plot e lui aggiungerà sulla stessa figura A e dà lì dentro uno stile di come vogliamo plottare i valori di A. Per esempio vogliamo plottarlo con dei punti, utilizzare dei punti invece che una linea. Quindi noi diciamo questa stringa qua sta a significare quella O, sta a significare usa i punti e non le linee, io plotto, vedi che in arancione compaiono proprio i punti del mio array. Rimane la linea sotto perché è quella plottata dalla prima istruzione e si plotta sulla stessa figura. Ok, proviamo a creare un array leggermente più interessante, quindi sempre 10 elementi, però lo eleviamo al quadrato. Quindi è un'operazione sull'array, è sempre una element wise operation, quindi prendiamo un array di 10 elementi e li eleviamo tutti al quadrato. Elevati tutti al quadrato, il risultato è un array con i valori da 0 a 9 al quadrato, 0, 1, 4 fino a 81. Possiamo plottarlo? Assolutamente sì, la stessa scrittura di prima. Abbiamo plottato. Questa è la nostra parabola. E quello che posso dirgli, ok, però non voglio vederla tutta unita, voglio vedere solo i punti. Allora faccio così. In questo caso vedo i punti in arancione e in blu la linea sotto. Se io commento la linea di prima, mi rimangono solo i punti. Il motivo per cui sono blu è che utilizzerà i colori in un certo ordine, si possono anche specificare. Ok. Questo, diciamo che matplotlib non è chiaramente tutto, però è la base per capire che sicuramente fa capire che è molto rapido da utilizzare, molto rapido da provare. Quello che avevo preparato per questi ultimi minuti è di importare un dataset, insomma, no? Qualche qualcosa che esiste già. Per fare questo, ho la libreria sklearn, che non sto a spiegare qui in questo momento a cosa serve, però dentro, diciamo, sta per sklearn, e è tutto un kit per le scienze, diciamo, per fare learning, quindi statistical learning, machine learning, tutta una serie di operazioni appunto, per estrarre informazioni dai dati, molto matematiche, molto statistiche, e ho una libreria ad alto livello, che è sempre molto spesso utilizzata, che per questa lezione ci mette a disposizione dei dataset, in particolare uno. L'Iris dataset, un dataset fatto di 150 sample di tre tipi diversi della pianta Iris, cistosa, virginica e qualcos'altro, e con quattro variabili, che sono la lunghezza e la larghezza dei petali e dei sepali. Spero si pronunci sepali. Okay. Mentre stai installando, allora, importiamo... from sklearn.datasets, quindi dal modulo datasets import load iris. Questo funziona. Ok, perfetto. Mi ha importato la funzione loadiris. Io ora chiamo, guardo la documentazione di loadiris, per esempio, e quello che mi fa, mi dice che carica e mi ritorna l'iris dataset per fare classificazione. Abbiamo tre classi. Abbiamo 50 sample per classe, quindi in totale 150, e abbiamo 4 dimensioni. E le feature che abbiamo sono reali e positive. C'è tutta una spiegazione molto dettagliata, se la cercate sul sito di sklearn. In ogni caso, la utilizziamo e la mettiamo dentro alla variabile iris. Se noi accedete a iris.data, vedete che
notiamo che c'è un array. Quindi abbiamo un dataset utilizzato per esempi su calcoli scientifici, non tanto distanti da esempi reali. Se noi facciamo un punto shape, come facciamo prima, vediamo che è 150,4. 150 cos'è? 150 è il numero di righe, 4, le 4 feature che abbiamo. Larghezza e lunghezza dei 4, di due cose, dei petali e dei sepali, quindi un totale di 4. Si possono plottare questi dati? Sì, si possono plottare. Visto che mancano 5 minuti, non vediamo in particolare come può essere utilizzato questo list dataset. Però, siccome però penso che sia molto importante che lo facciate per casa, vi lascio un notebook con anche il risultato di quello che ho fatto io. Quello che potete fare è sicuramente provare a eseguirlo per, diciamo, in modalità d'autodidatta e cercare di capire cosa sto eseguendo. Poi rivediamo assieme le risposte che avete, i dubbi che avete alla prossima lezione, nella prima parte. Quindi passiamo alla slide degli esercizi, molto rapidamente. Sì, Scikit-learn è disponibile per Conda, vedo la domanda in chat. Ok, esercizi. Rifate tutto il notebook di intro, specialmente per chi non è riuscito a farlo in questo momento per varie limitazioni, per esempio non ho un secondo schermo su cui avere il video da una parte del mio notebook sull'altro. Questo perché guardare qualcuno che lo fa è sempre semplice, capire veramente cosa sta succedendo può essere più difficile, facendolo da soli e incontrando una marea di errori poi si capisce veramente cosa succede e si impara. Provate a plottare array multidimensionali. Dovreste vedere multiple linee, cercate di capire cosa state vedendo, ok? Per esempio fate la range che abbiamo visto prima, fate un reshape e poi provate a plottarlo. E cercate di capire cosa succede. Fate altri plot con l'iris dataset e non solo. Guardate sicuramente quello che vi mando io. Cercate di capire cosa sta succedendo e poi provate a fare altri plot. Fate per esempio istogrammi o cose del genere. Però la chiave sicuramente è sperimentate. Cioè, se arrivate a venerdì, mi pare sia la prossima lezione, e non avete domande, non avete dubbi, vuol dire che qualcosa non è andato bene, ok? Cercate di sperimentate, scontratevi con gli errori e vedete quello che non funziona. Vi lascio anche un link che penso sia abbastanza interessante, che è NumPy 100. Ci sono un tot di esercizi che si possono fare, 100 esercizi su NumPy, una stella, due stelle, tre stelle. Onestamente, ce ne sono alcuni che trovo difficili di fare perché sono veramente per sviluppatori della libreria, secondo me, quindi non è importante che riusciate a farli tutti. Provate a dare un'occhiata, magari qualcosa di interessante lo trovate, specialmente quelli da una stella, visto che comunque siamo a un livello abbastanza iniziale. Detto questo, controllo se ci sono domande per i minuti. Ok, è corretto installare da dentro Jupyter come ad esempio import sys, sysexecutable, meno mpp install scikit-learn. Credo che import sys sia su una linea diversa dall'altra, credo di sì. Onestamente non l'ho mai eseguito così, io se devo installare una libreria da Jupyter lo installo con direttamente il punto esclamativo pip install la libreria, quindi per esempio questo, o pipm install. Il punto esclamativo all'inizio sta a significare che utilizzo la libreria, diciamo, è un comando che faccio eseguire a, in realtà, al sistema operativo, non a Python. E poi dopodiché utilizzo il comando o conda install o pipm install. Col Python meno pip, quello non l'ho mai fatto, immagino, se non ha problemi, come sintassi sì, funziona, allora che è giusto. Il link lo trovate sulle slide, quindi non c'è problema, cioè bisogna scriverlo ora, dopo le carichiamo e vedete. Perfetto, io ho finito. Ci ritroviamo sicuramente sul forum, spero, e ci vediamo alla prossima lezione, quindi, con una parte su domande e risposte, quindi arrivate pure con un sacco di domande a cui sarò felice di rispondere, visto che questa è la parte più importante del corso, visto che anche fatto a distanza può essere difficile interagire durante la lezione.